Buonasera. Salve. Come stai? Che piacere. Tieni, questo è per te. Grazie, grazie mille per questo invito. Grazie, un'emozione per me. Accomodiamoci. Prego. Quando sono arrivato mi hai detto salve, salve non si dice. Sì. Siccome piacere non si può dire, allora ho detto salve. Mai dire piacere. Si dice Maria, sì, io mi chiamo Filippo, Filippo e Maria, ma mai piacere. Lui ha detto buonasera, quindi anche lui ha sbagliato. Già essere con te è un piacere. Grazie, grazie, piacere. Gentilissimo. Bene, oggi abbiamo scelto un po' una cucina meridionale e saranno degli assaggini, spero che vi piacciano. Però il ghiaccio non l'ho rotto tanto bene. Prima cosa, sentirsi importanti. Tu hai dimostrato quella che sei, una ragazza tenera, meravigliosa. Eri forse un po' emozionata, ti vedevo un po' tesa, poi anche con il ritardo. Io in ritardo? Si vede dal girato che io ero lì ad aspettare lui che arrivasse poi con il fiore. Tra poco dovrò cedere la corona, però almeno avrò avuto un'avventura fantastica. Sarai sempre una rappresentante della corona, per questo che è importante anche certo, fare queste rimarrà cose. Sempre nella mia vita. Un titolo, un titolo. Io una principessa, lui un mezzo principe, quindi... E che cosa si mangia allora oggi? Oggi ho preparato come antipasto un arancino siciliano. Abbiamo questo arancino dove abbiamo aggiunto questa salsa al pesto. Oh, hai fatto un'arancina pazzesca. Ma anche il vino l'hai scelto tu? Certo, ho abbinato ovviamente un vino che, siccome entriamo nella stagione estiva, è fresco. Quindi facciamo un brindisi. A te, alla tua Grazie. Corona. Ero sempre un po' emozionata perché essere a tavola con un principe non capita tutti i giorni. Buono, però tosto. Eh sì. No, diciamo che leggero. È arrivata e mi ha detto, ma ti ho scelto un vino leggero e fresco ed era un vino siciliano che ha 15 gradi. È il principe che non è abituato ai vini del sud, ai veri vini. Beh, l'antipasto era perfetto, adesso bene. Cosa mi hai preparato? Mi fa piacere, ora passiamo alla seconda portata. Servono degli involtini di vitello, quindi con un'insalata particolare. Sempre fatto da te? Certo, sempre aiutato dallo chef. Tu sei una donna da sposare, scusa. Se io avessi 19 anni, a quest'ora ti avrei chiesto in fidanzata, guarda. Ma allora, My Fair Miss è bello come nome, ma ti senti un po' Audrey Hepburn, My Fair Lady? Beh, diciamo che molto di più, perché lei come fioraio aveva solo un istruttore, io ne ho 8 coach, 8 istruttori, quindi hanno una personalità diversa, da cui ricavo un risultato diverso, tipo comunque tenermi allenata con lo sport. Perfetto, dai ancora. Non ci riesco. Vai, forza, forza Maria, brava. Magari seguire un'equilibrata alimentazione, mentre io prima magari sapevo delle cose soltanto superficiali. Maria, a pranzo va bene la carne e il pesce perché devi essere sveglia, lucida, attiva, ma di sera il tuo corpo deve riposare bene, rispetta il tuo corpo. E anche leggere i giornali, quindi studiare sulla comunicazione. Sei tu che poi devi decidere qual è il quotidiano che più assomiglia a te. Credo che alla mia età sia molto importante. Tutto questo è importante, ma devi essere te stessa. Ti hanno trasmesso dei tuoi genitori dei valori importanti e questo è quello che conta nella vita. Va bene crescere, maturare ed imparare tante cose, ma ciò non significa diventare un'altra persona e dimenticare tutto il resto. Credo che la bellezza di una donna è la spontaneità. Però io comunque la mia personalità... Deve sempre rimanere bello anche, ti dico, l'accento calabrese perché fa parte della nostra Italia. Tutto questo miscuglio di colori, di odori, di regioni diverse è molto importante. Ora passiamo al dessert, la parte leggero anche questo. Beh, diciamo una cassata. Un piccolo consiglio, principe. Quando si è a tavola con una signora, bisogna versarle da bere. In questo caso, il passito. Ma dopo andiamo a correre allora, lì veramente, per dopo sì, andiamo. Bruciare tutte queste calorie che mi hai fatto mangiare. Ma almeno in Calabria
È mai venuto? Io sono stato molto spesso in Calabria e molti calabresi sono venuti a vivere in Svizzera. Ero molto vicino alla comunità calabrese, che dopo mi hanno invitato da loro. E devo dire che sono stato 4-5 volte in Calabria e sono sempre stato molto, certo, molto, molto bene. Ci sono tanti emigrati in Svizzera, tra cui mio padre, il primo, per 25 anni. Mi è piaciuta molto, devo dire, Maria. E anche dopo Miss Italia, Maria, riuscirai molto bene. Comunque il principe è proprio un principe. Poi ha due occhi. Sta sicuramente prendendo tante lezioni e che avrà un sacco di input che gli arrivano, e dal bontone, come sedersi a tavola. Se sono bocciata lo denuncio. Maria, per me sei promossa. E vai!